termina 1-0 per il Virtus Chiuso, il big match del campionato di promozione che vedeva la compagine di Bonan contro il Piedimulera. La partita decisa dal gol di Bisesi alla fine del primo tempo. Ma andiamo in cronaca con le azioni salienti. Ci prova proprio Bisesi dopo 3 minuti, ma il suo tiro cross finisce alto sopra la traversa. All'ottavo il tiro di Conchedda viene parato da Amodei. Un minuto dopo la punizione di Bisesi viene messa in angolo da Amodei. Al 20° si va a vedere il Piedimulera in avanti, Fagnoni calcia alto dopo una punizione di Orsi. Al 22° ancora Virtus Chiuso, punizione di Agazzone, Agazzone che viene respinta da Amodei sul tappino di Conchedda, è ancora il portiere del Piedimulera che respinge. Al 23° si fa vedere anche Elkab, il suo diagonale termina alto. Al 28° un pallonetto di Conchedda che Fagnoni salva sulla linea. Ancora nella prima frazione di gara, alla mezz'ora, un tiro di Orsi termina fuori. Al 33° un colpo di testa debole di Guntri sul cross di Elka viene assorbito da Moretto. Un minuto dopo lo stesso succede dall'altra parte con un tiro di Bisesi debole che viene parato. Al 40° un diagonale di Kerchi, non trova lo specchio della porta. Poi al 41° bella azione del Virtus Chiuso, palla dentro di Kerchi per Conchedda che però non riesce a trovare il tempo per battere rete. Alla fine proprio della prima frazione di gara la rete che deciderà la partita, Fornara mette in mezzo alla palla, stacco di Bisesi e palla in rete per l'1-0. Nella ripresa dopo 3 minuti una punizione di Elka termina sopra la traversa. Un minuto e mezzo dopo su una punizione di Fagnoni respinta da Bisesi viene chiesto un fallo di mano in barriera che però sembra non esserci. Al 13° Bisesi su punizione dà l'illusione del gol colpendo l'esterno della rete. Un minuto dopo al 14° tiro a cross di Kerchi che tocca la parte superiore della traversa. Al 20° viene espulso Conchedda nella fila della Virtus Chiuso per un fallo di reazione su Panzani. Al 26° ci prova Viola dal limite, ma la sua conclusione termina alto. Le ultime due occasioni sono tutte e due per il Piedimulera. Prima su un colpo di testa di Fagnoni, su calcio d'angolo, viene parato da Moretto, l'occasione più clamorosa. Arriva del finale Zanoni da dentro l'area di rigore, alla palla del pareggio, ma calcia largo. Finisce così 1-0 a favore della compagine di Bonanni.